Noi oggi Nick Simon, che torna con il nuovo singolo, si chiama You and Me Tonight. Benvenuto Nick. Ciao, buongiorno a te, alla radio e a tutti i radioascoltatori, giustamente, no? E niente, questo nuovo singolo sta andando bene, molto bene, siamo molto felici di questo nuovo prodotto. Siamo fuori in Italia e anche in Europa, siamo arrivati onestamente fino in Australia, però sai, è appena uscito, insomma aspettiamo un attimino l'evoluzione di questo singolo. Piace molto, specialmente ai giovani, e vediamo insomma quello che verrà avanti. Nick Simon è un artista italo disco e questo singolo lo dimostra. È scritto dallo stesso Nick Simon, quindi da te, è registrato al Master Studio di Udine, qui in Italia, arrangiato e mixato da iStar all'iStar Music Studio di Senago, Milano, sempre qui in Italia. Sì, la canzone l'ho scritta io e l'abbiamo registrata, giustamente come hai detto te, al Master Studio di Udine, che è uno studio dove io frequento quello studio lì, insomma, circa 25 anni, perciò l'arrangiatore insomma capisce e sa quello che voglio quando vado lì. Alla fine poi il mixaggio l'abbiamo fatto a Milano perché diciamo questo iStar Studio è più efficace per quanto riguarda la musica dance, ecco, diciamo così. Del singolo esiste anche il video. Sì, abbiamo girato il video. Una cosa che non è andata bene è che quando dovevamo girare il video ha piovuto una settimana, perciò c'era un bruttissimo tempo, l'abbiamo dovuto fare all'interno. È venuto comunque bene e sta girando abbastanza bene, insomma. You and Me Tonight è distribuito in tutto il mondo da America Records International, di cui tu sei il proprietario e infatti sei cantante, cantautore e produttore. Sì, la Marica Records è un'etichetta che ho fondato nel 1995 e perciò ha una storia dietro. Abbiamo anche altri artisti con noi e io insomma la porto avanti insieme a mia figlia e cerchiamo insomma di realizzare sempre dei buoni prodotti per dance e non dance, pop dance e via di seguito, prodotti che hanno un'efficacia non indifferente sul mercato, insomma, ecco. Ricordiamo i grandi successi, gli ultimi di Nick, Non so più amare, poi Ecuador, Voglio te, Anaconda, Vanessa Del Rio e l'ultimo You and Me Tonight. You and Me Tonight, siamo in piena atmosfera anni 80, disco anni 80. Ci sono in progetto per te dei tour? Sì, a fine aprile daremo le date del nuovo tour 2024. Partiamo da Padova il 13 aprile con Iva Cattaneos, che collaboriamo insieme da parecchio tempo, e siamo lì in concerto da Gambaro, Padova, che è un ristorante molto grande. Spero che di fare una grande serata insieme col grande Ivan Cattaneo, che senza di lui qua, se no, è la storia musicale della musica pop italiana, anche lui, eh? Assolutamente sì, noi poi siamo molto affezionati ad Ivan Cattaneo, perché ti stavo raccontando giorni fa che lui è stato qui da noi, per noi, in un concerto ai tempi di Polisex, parliamo di tanti anni fa, ma un grande artista davvero della musica italiana. Quindi, poi un artista che ha dal cuore d'oro, anche si dà molto alla gente ed è una brava persona. Sì, è vero, quindi colgo l'occasione per salutarlo, Ivan Cattaneo, con te, e ripetiamo la data: il 13 sabato 13 aprile
antica trattoria da Gambero, Cadoneghe, Padova. Vi aspettiamo tutti numerosi, Nick Simon e Iva Cattaneo, con musica anni 60, 70, 80, 90, 2000 e oltre. 2020. Sarà una serata spettacolare. Bene, e con questa bella notizia, Nick, noi ci salutiamo, ricordando però che tu sei molto attivo su Facebook, Instagram, TikTok, certo, YouTube. Sì, chi mi vuole vedere e chi mi vuole ascoltare, siamo in tutti gli store musicali, naturalmente. Poi siamo, giustamente come hai detto te, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e altri, insomma, ecco. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirti sui social, ma soprattutto ad ascoltare la tua musica, che è in rotazione a Radio Incontro. Terni, naturalmente. Sì. Non mancate Radio Incontro Terni, the best radio. Grazie, You and Me Tonight. Questo è il nuovo singolo. Grazie, Nick, e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi, un salutone e un bacione. Grazie anche a te. My love for the music.